Eccoci qua. Benvenuti a un'altra puntata di Domenica In. E noi vogliamo cominciare questa puntata così, vedendo questo filmato. Ed ora la grande orchestra di Pino Calvi e il giovane complesso dei Pooh. Sul tardi squilla il mio telefonino verso le 11 ed era Red Canzian. Io lì per lì non ho risposto. Poi mi arriva un messaggio da parte di Red e mi dice: Mara, chiamami subito, è successa una cosa terribile. Chiamo subito immediatamente Red, che doveva essere oggi ospite qua. Ho pensato subito che ci fosse un problema, che fosse accaduto qualcosa a Red, un imprevisto. Non potevo mai pensare che la nostra telefonata alle 11 di sera era una telefonata che certamente segna il mio cuore, ma il cuore del pubblico, di tanti italiani che amano immensamente i Pooh, che fanno parte del nostro patrimonio, si può proprio dire così, della nostra vita. Ma in quella telefonata Red mi ha dato questa notizia terribile. Mi ha detto: Mara, è morto Stefano. Io mi collego subito con Red, noi siamo rimasti senza parole, io non avevo parole per poter esprimere tutto la mia incredulità, non ci potevo pensare, e anche Red è rimasto senza parole perché non ce la faceva a parlare, come penso sia molto difficile per lui in questo momento essere qui in collegamento con noi. E io ti ringrazio tanto, Red. Buon pomeriggio a tutti. È quasi impossibile riuscire a raccontare quello che stiamo provando, ma è ancora più impossibile credere a quello che è successo a Stefano. Perché vedi, è successo tutto talmente veloce e con l'impossibilità di intervenire nella minima parte per poter far qualcosa, stargli vicino. E poi questo è un virus veramente bastardo, perché ti toglie anche la possibilità di confortare le persone che vengono colpite. Quindi, oltre a portarti via la gente, aggiunge quella nota di crudeltà che proprio non riesco ad accettare, è terribile. Voi, Red, vi siete telefonati tutta la notte, sei stato in contatto con gli altri fratelli, perché sì. Tutti voi avete detto: noi siamo fratelli, lo avete sempre dimostrato. E quando è l'ultima volta che hai visto Stefano? Quando vi eravate incontrati? Allora, proprio visto, è stato a giugno che lui è venuto in studio da me, perché abbiamo fatto un video. Io stavo preparando un mio nuovo spettacolo per la fine di questo, dopo quando finirà questo maledetto Covid. Ed è uno spettacolo in cui io avrei cantato con lui una canzone in maniera virtuale. Lui
nel video e io dal vivo. E abbiamo riso molto perché lo prendevo in giro perché aveva fatto fatica a fare le scale, aveva il fiatone. E abbiamo giocato come abbiamo sempre giocato, come abbiamo sempre scherzato su tutti i nostri problemi. Lui poi sulla sua vita era meraviglioso come raccontava le cose. Per lui era tutta una tragedia con 3G, perché lui si perdeva quando arrivava agli stadi con la macchina, ne combinava di... però era fantastico proprio per il suo modo leggero di interpretare la vita, pur essendo poi un professionista serissimo, perché guarda, credimi che se i Pooh sono arrivati a 50 anni non è solo per la musica che abbiamo fatto, non è solo per le capacità che possiamo aver avuto, ma è anche per la grandissima visione imprenditoriale che Stefano aveva. Lui ha sempre sparato in alto dicendo che ad abbassare il tiro c'era sempre tempo, e con lui abbiamo fatto bellissime cose. A me in questo momento comunque non manca il collega, manca la persona che lui era, e la persona... Allora, sai perché sono molto arrabbiato con questo virus? Perché quando nel 2015, ti ricordi, io sono stato operato al cuore. Me lo ricordo, sì. Proprio a Roma, dovevo venire alla presentazione... Del libro di Nicola. Di Nicola, esatto. Allora, quando io mi sono svegliato in sala di rianimazione ad aspettarmi, a darmi quel conforto che lui non ha potuto avere, c'era mia moglie, i miei figli e Stefano. Me lo ricordo ancora con la mascherina e il cappellino, che ho detto, ma chi è qui? Chi sono? Di chi sono questi occhi? E poi ho collegato che era lui, capisci? Cioè, la messa in moto lui me l'ha data insieme ai miei cari, lui non ha potuto avere niente. Io so com'è la sala di rianimazione, è fredda, e sei coperto con un lenzuolo, il tempo non passa mai, tu guardi l'orologio e pensi che siano passate 2 ore ed è passato un minuto da quando l'avevi guardato la volta prima. E allora tutto questo fa veramente arrabbiare, perché pensa a Tiziana, poverina, la moglie, era a 1 chilometro in linea d'aria da dove era Stefano e non poteva raggiungerlo. Tu hai detto, Red, una persona onesta, e soprattutto onesto con se stesso. Sì. Che Stefano, cosa intendi per questo? Ma guarda, Stefano era meraviglioso perché... E io andavo molto d'accordo con lui, perché non ha mai avuto la mentalità del prendiamo quello che c'è da prendere. Ha sempre pensato... Prima spendevamo e poi ci domandavamo quanto avremmo recuperato col concerto. Però noi abbiamo fatto delle tournée incredibili proprio perché non ci ho mai posto il problema di stare attenti a certe cose, no? E poi lui era onesto, perché davanti allo specchio Stefano non si raccontava le bugie, non cercava di vedersi diverso da quello che era. E con la sua onestà incredibile, nel 2009 ha deciso di scendere dal palco perché aveva capito di aver detto e dato tutto. E uno come lui, con quell'indole bella e creativa, non poteva vivere soltanto di ricordi o di ripetizioni, ed è sceso, ha lasciato un posto, come si dice nel lavoro, no? Un posto sicuro. Però l'ha fatto con onestà. Guarda, credimi, io sono stato l'ultimo a volerci credere nel 2009, perché li voglio un tale bene che non potevo accettare che lui andasse via. E quindi ho fatto veramente molta fatica ad accettarlo. Però era così onesto il suo comportamento che alla fine ho dovuto accettarlo ed apprezzarlo anche. Red, ti voglio far vedere il collegamento che abbiamo fatto qualche mese fa con Roby e Stefano. Non vedo, è buio, non vedo nulla. Vediamolo.
eccolo qua, ciao Stefano. Ciao Mara, eccoci. Anche tu molto colpito dalle parole di Roby, no? Assolutamente, colpito da tutta questa situazione, da quando quella mattina di forse 5-6 giorni fa al massimo, Roby mi ha chiamato piangendo, dicendomi appunto che aveva visto passare questi camion carichi di bare e aveva subito di getto composto una melodia e mi aveva chiesto appunto di vestirla con delle parole. Rinascerò, rinascerai quando tutto sarà finito, torneremo a rivedere le stelle. Quando anche noi usciremo dall'inferno, forse da questa esperienza avremo imparato qualcosa, anzi sicuramente avremo dovuto imparare qualcosa e forse riusciremo a rimettere l'uomo al centro e forse a non fare più la scelta tra la borsa e la vita, ma probabilmente dire qualche altra cosa di più importante, che è più vicino a quelli che sono i sentimenti che non invece gli interessi. Ecco Red, noi ci eravamo lasciati così qualche mese fa e la profondità di Stefano mi aveva colpito molto in questo collegamento che era stato così difficile, così commovente, con Roby disperato, disperato. Abbiamo il telefono, credo, Roby, no? Ce l'abbiamo, Roby? Ciao, Roby Mara. Facchinetti. Ciao, ciao a tutti, ciao Red. Io sono in macchina, siamo appena partiti da Bergamo e non avrei mai chiaramente voluto fare questo viaggio, neanche, non ho neanche mai immaginato, cioè che domani ci sarà, sta fatica anche dirlo, l'ultimo saluto al nostro Stefano e le parole, adesso anch'io ho sentito le parole di Stefano che hanno un peso in questo momento molto molto diverso e in questo momento molto difficile, questa è la vita che ogni tanto ci mette di fronte a questi passaggi dolorosissimi e quando si parla di una persona che abbiamo amato, che amiamo, che abbiamo vissuto e condiviso una vita straordinaria fra l'altro, non possiamo immaginare che questa persona improvvisamente se ne vada, no? E quando accade non vogliamo crederci, perché è impossibile accettare e crederci. Io ho sentito Stefano pochissime ore prima che venisse ricoverato in ospedale, per cui mi risuonano ancora le sue parole, le ultime parole rivolte a Tiziana. Gli ha detto: Tiziano, non riesco a capire come mai, dove riesca Tiziano a trovare tutta la forza e l'energia di fare quello che sta facendo per me. Queste sono le sue parole. Poi mi sta risuonando in testa il suo testo, soprattutto del passaggio di Nascerai e Nascerai, quando dice: siamo nati per combattere la sorte e abbiamo sempre, alla fine abbiamo sempre vinto noi. E invece non è vero, per lui non è stato così. E allora il dolore è veramente profondo, forte. E poi, come diceva Red, lui è una persona speciale, un uomo speciale, un uomo che sapeva dare a tutto e sempre continuamente il meglio di sé. Lo sto vedendo adesso con le migliaia di messaggi che stanno arrivando dai fans e non, lo amavano tutti perché Stefano aveva questa capacità di entrare nei cuori di tutti con la sua straordinaria generosità, al di là delle sue capacità artistiche come autore, imprenditoriali, come diceva appunto Red prima. Non ci sono parole, io ieri non ho voluto parlare con nessuno perché volevo semplicemente stare in silenzio e piangere, perché quando parlo queste cose
che sente solo questo bisogno. Roby, grazie, grazie per queste parole, buon viaggio, stai venendo grazie. A Roma, un viaggio che non avrei, come hai detto tu, che non avresti mai voluto fare. Sicuro, grazie. Ci vediamo presto, Roby. Grazie, eh? Grazie, grazie, sì, grazie. Torno grazie. Da Red. Ciao. Red. Noi partiamo domani mattina. Io, mia moglie e i miei figli sono cresciuti con Stefano, che era l'unico non sposato fino a 3 anni fa, che era un po' lo zio, no? Pensa che Chiara ieri ha fatto una cosa in televisione dicendo io non ho una foto con lo zio Stefano, perché pensavo che fosse una persona di famiglia talmente eterna che non c'era bisogno di farsi una foto insieme. E Phil è diventato un grande batterista perché Stefano, quando aveva 4 anni, lo faceva salire sulla batteria e gli regalava le bacchette alla fine del concerto, per cui cioè, se ne va un familiare, perché chiamarlo fratello è quasi riduttivo, è un pezzo di noi, abbiamo condiviso 38 anni insieme, e quindi pensa in 38 anni quante volte ci siamo guardati, capiti, aiutati. Tu mi hai detto che c'erano sempre degli sguardi, no, fra voi due, quando eravate sul palcoscenico, c'era quasi una complicità. Ma sai, basso e batteria sono una coppia di fatto, cioè facciamo un lavoro nella pronuncia musicale molto, molto simile, il basso e la batteria vanno incastrati, e allora mentre suonavamo noi ci guardavamo e dalle nostre facce capivamo se lo stavamo facendo bene o avremmo potuto farlo meglio. Sempre con grande onestà, perché poi, ripeto, Stefano era un uomo... Stefano è riuscito a finire in galera a Trieste. Perché? Un giorno. Questo non lo sapevo, raccontamelo, dai. Ma, fantastico. Eravamo seduti ad un bar e sentiamo una frenata molto forte di una macchina che rischia di investire una signora sulle strisce pedonali. E lui, veramente un puro Robin Hood come lui... Io non riesco a parlare al passato, perdonami, Stefano è un Robin Hood, si è alzato ed è andato da questo signore a dirgli ma come la... e perché questo aveva cominciato a rimproverarla, questa povera signora col bambino che attraversava sulle strisce, ha cominciato a inveire su di lei, e allora lui ha detto va bene, allora adesso chiamo la polizia e le faccio vedere come ci si comporta, Stefano. Solo che quello era un comandante della polizia o dei carabinieri e l'hanno arrestato per oltraggio ufficiale. Per cui ha fatto la notte al Coroneo, a Trieste, in galera. Si era sparsa la voce che era arrivato Stefano, per cui dal reparto femminile che lo chiamavano, da quello maschile che facevano la ola per lui, e noi abbiamo fatto il concerto in 3 al Castello di San Giusto, mettendo un microfono per terra e battendo col piede per tenere un po' di tempo. Cioè, questo per dirti chi era Stefano, era uno... E il giorno dopo, quando l'avete recuperato, che è uscito dalla galera? È uscito e ha detto che lo rifarei, cioè nel senso che lui, non posso dirti cosa ha detto di quel signore che aveva provocato il tutto, però insomma lui era così, lui andava, lui era, Roby prima ha usato la parola generoso, lui era un uomo generoso, le volte che siamo andati e che non abbiamo mai raccontato a nessuno, dove ci ha portato lui, dove siamo andati anche per nostra iniziativa, ma comunque cioè, a trovare persone malate negli ospedali, le cose che abbiamo fatto per beneficenza, le scuole che abbiamo costruito con Rock No War in giro per il mondo. Insomma, lui era uno che c'era. Forse anche il fatto che non aveva una famiglia come noi, non aveva dei figli, non era sposato fino a 3 anni fa, forse era proprio... il suo bisogno di utilizzare la sua anima per più gente, per gli altri. Assolutamente. Red, ti faccio vedere un filmato, dai, perché hai detto 38 anni insieme. E allora vediamoli i mitici Pooh con Stefano. Thank you.
di più di quello che guadagnavo io, bastava stare a casa, a letto. E già uno lì si arricchiva di brutto. Allora. E avevo deciso di andare a raccontare tutti questi miei problemi ai Pooh, che quella sera suonavano a Roma. E Roma era coperta da questi manifesti. Che meraviglia! Guardate che roba. Mi manchi, ed è tempo che torni. Quando all'improvviso mi chiesero: perché non vieni a suonare con noi? Ora io chiaramente questa proposta non me l'aspettavo assolutamente, tant'è che chiesi una pausa di riflessione. Ci ho pensato 3 secondi, sì, subito. A me non mi capitava mica più una cosa così, eh. Immagini di quello spettacolo che aveva scritto Stefano, 25 la nostra storia, dove raccontavamo 25 anni della nostra storia nel 91 dopo Sanremo, ed era molto divertente perché ci prendevamo in giro a vicenda, no? E personalmente su quel palco, ma devo dire che con Stefano è sempre stato tutto, io mi sono veramente divertito tanto, mi ricordo lì si è vista qualche immagine in quel video di quando eravamo a Montserrat nello studio di George Martin, dei produttore dei Beatles, no? E un giorno, io all'epoca non ero ancora vegano, siamo usciti in barca e c'era anche Sting e Trudy, la moglie, nello studio a fianco, per cui siamo usciti tutti quanti in barca a fare un picnic, no? E io e Stefano a un certo punto ci siamo buttati sott'acqua con i fucili e siamo venuti su con un paio di pesci, no? Ed è stato buffo perché Sting, che era molto più avanti di noi nella scelta così, insomma, naturistica, ci ha guardato e ha fatto you killed the fish, come per dire hai ammazzato i pesci. E noi io e Stefano ho detto vedi che non dovevamo farlo, mannaggia, adesso che figura con gli inglesi. Poi Stefano buttava tutti a ridere. E solo che poi quando eravamo lì nella spiaggia li hanno cucinati sti pesci e Sting se li ha mangiati. Allora Stefano è stato meraviglioso, gli è andato vicino e ha fatto a Sting, non con Sting, a Sting, I killed the fish, ma tu lo mangi. Per cui ci fu una gran risata. Ma Stefano era questo. 1990, Uomini Soli trionfa al Festival di Sanremo e io voglio mandare anche questo bellissimo momento vostro. Sono uomini soli per la sete d'avventura, perché ho studiato da prete o per 20 anni di galera, per madri che non li hanno mai svezzati, donne che li ha riportati e persi. Primo posto, dillo tu, vai. Allora, il primo posto è dei Pooh. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non si ha un cielo e se un uomo è soltanto un uomo solo. Sfondammo il letto della nostra camera. Cioè? Saltandoci sopra quando ci comunicarono che avevamo vinto. Perché una volta a Sanremo c'era il tip e quindi si sapeva verso le 8:30 che chi poteva a grandi linee aver vinto. E io mi ricordo che ci mettemmo noi quattro più Emanuele Ruffinengo, che era l'arrangiatore nostro di allora, e sfondammo un letto matrimoniale saltandoci sopra. Figure, 5 persone che saltano sopra un letto non sono fatti per resistere a tanto. Ed è stata anche quella una bella cosa che abbiamo condiviso insieme. Ma sai quanti ricordi ci sono belli in una vita passata insieme, no? Sarà dura, Red? Sarà dura per voi adesso? Sarà dura? Sai,
perché poi quando se ne ma vanno è duro le persone... umanamente è duro, sì, esatto, quando se ne vanno le persone, cioè, che cioè, ami, no? Rimane perché... un vuoto enorme, rimane il vuoto. Ma prova a immaginare ogni volta che ognuno di noi canterà una canzone col suo testo. Cioè, Stefano, per quanto mi riguarda, ha scritto per me delle cose meravigliose a livello di testo su musiche mie, interpretando e raccontando, beh, tu le conosci, la mia storia con Bea, che veniamo da storie, certo, diverse, quindi momenti difficili, no? Nel momento in cui decidi di fare delle scelte. E lui aveva interpretato con una tale delicatezza, con una tale sensibilità. Mi ricorderò sempre, eravamo a casa di Roby a Bergamo, e faceva ancora freddo, c'era anche la nebbia quella sera, e avevamo appena finito una giornata di ascolti delle musiche, perché noi scriviamo prima le musiche. E uscendo, appoggiati alla macchina, io gli raccontai, era il 92, marzo 92, e gli raccontai quello che mi stava succedendo nella mia vita, che mi stavo separando da Delia, e perché ero innamorato di Bea. E gli raccontai tutto, questa cosa degli amici che si dividono, di tutti che vogliono darti i consigli e non capiscono che tu in questi momenti avresti solo bisogno che qualcuno ti dicesse raccontami. E lui fece questo, fece l'amico che... lui stette zitto e mi lasciò parlare, stemmo un'ora forse appoggiati alla macchina, e la mattina dopo arrivò col testo di Stare senza di te, una fotografia perfetta di quello che stavo vivendo, che è una canzone bellissima. Voglio, sì, andare da Marino Bartoletti, ce l'abbiamo? Oh, c'è Marino Bartoletti, che saluto. Ciao Mara. In collegamento, ecco Marino, allora stiamo ricordando anche con tanto dolore ma anche con un sorriso, Stefano. Hai sentito Red, no? Che ha raccontato, lui mi ha ascoltato e poi ha scritto questo pezzo meraviglioso che racconta proprio la vita, l'amore tra Red e Bea. Ecco, tu che sei un grande conoscitore dei Pooh e soprattutto so che tu ami molto Stefano. Sì, Red, voi ci avete fatto ricordare che Stefano vorrebbe che lo ricordassimo col sorriso. Ci proviamo Mara, ci proviamo Red, ci proviamo Roby, anche se non sei più collegato, ma ammetterai che non è facilissimo in questo momento. Guarda, ho sentito Red dire delle cose molto importanti. Mi alzate l'audio per favore, perché faccio fatica a sentire, scusami Marino. Allora, non so a che punto siamo arrivati, se non che credo che il ricordo di Stefano ci imponga di essere il più sorridenti possibili quando si parla di lui. Prima Red ha detto una cosa importantissima, parlando di fratellanza e di amicizia, che sono due termini a volte usati in maniera impropria nella musica, nei gruppi musicali, nella televisione, nello sport. Questi erano, sono veramente amici, erano, sono veramente fratelli, altrimenti non avrebbero fatto tutto quello che hanno fatto nell'arco di questi 40 anni e passa di storia musicale, e non soltanto musicale. Guarda, mi sento di dirla grossa, sfido il sarcasmo di tutti, ma lo dico col cuore. I Pooh sono stati i Beatles italiani, perché hanno scritto 50 anni di storia musicale, ripeto, non soltanto musicale, di questo paese. E anche coloro che ogni tanto alzano le sopracciglia dicendo sì, vabbè, ma vuoi mettere non so che cosa, però poi nell'intimo della loro cameretta cantano Piccola Katie. I Beatles, i Pooh sono veramente nel tessuto sociale di questo paese. Guarda, certo il momento è malinconico, a maggior ragione per tanti motivi. Un grande artista del passato, Augusto D'Aoglio, su parole di Francesco Guccini, cantava: ho visto la gente della mia età andare via. La gente della mia età, la gente della nostra età, questi anziani improduttivi, guardano avanti, come Stefano guardava avanti, come Red guarda avanti, come tu Mara guarda avanti, come tutti noi guardiamo avanti. E molti di loro, purtroppo, e qui stiamo parlando di Stefano perché è una persona nota, popolare, amata, però molti di loro ci consentono in questo momento di ricordare chi veramente se ne va in solitudine, come accade a tante persone produttive o improduttive in questo momento. Non c'è nulla di più triste della morte nel momento in cui siamo dimenticati da tutti, perché le circostanze ci obbligano a vivere questo momento. Mi ha un po' addolorato il fatto che qualcuno abbia scritto nei titoli, per inevitabile sintesi, è morto il batterista dei Pooh.
come dire, quando è morto John Lennon, è morto il chitarrista dei Beatles. La batteria, signori, e lo ricordava prima in termini molto apprezzabili, Red, è vero che è quella cosa che sta dietro dove c'è uno che picchia sui tamburi, ma il batterista è il metronomo di un gruppo, è il motore di un gruppo, è il cuore di un gruppo. E Stefano era tutto questo. Si vede che in cielo avevano bisogno di un batterista. Grazie Maria. Red. Belle queste parole di Maria. Eccola. Ah, me la fate sentire la canzone? Noi ci vogliamo e non ha colpa nessuno. Visto da fuori in questa nostra storia io faccio la parte di chi appende al chiodo l'anima. Perché adesso sto con te, ma lo so Dio quanta fatica ho fatto invece io a raccontare a lei tutto di un fiato, tutto di noi due. Lei che colpe non ne ha, ma io sto con te. Lei che forte più di me, che corro da te. Ma questa vita non è una gita. Stare senza di te, io no. Stare senza di te non si può. Aspetteremo che torni il sereno da questo cielo in poi. Facciamo noi. Hai ragione Red, questo pezzo fa venire i brividi oggi ancora di più. Quella riflessione che dice questa vita non è una gita e quindi va interpretata sempre con attenzione, con cura. E lui metteva attenzione in tutto quello che faceva. Di lui mi mancherà veramente. L'uomo, il sorriso, la solidità, ma sai quante volte ho cambiato idea grazie a un suo discorso, forse quante volte l'ha cambiata anche lui, di conseguenza uno mio o di Robbio, insomma un nostro discorso. Come siamo cresciuti insieme, noi siamo partiti, la presentazione dell'inizio, no? Che diceva un giovane complesso ipu. Noi eravamo veramente poco più che ragazzi e io sono l'ultimo arrivato, sono arrivato nel 73 ma avevo 21 anni, insomma 22, e quindi siamo diventati grandi, siamo diventati nonni, siamo cresciuti insieme, abbiamo imparato, abbiamo sofferto, abbiamo seppellito i nostri genitori sempre presenti. Io mi ricordo all'ultimo funerale della mia mamma nel 2017, Stefano, Robby, cioè tutti in prima linea. Perché eravamo una famiglia, era come andare al funerale della propria mamma, certo. No? Ogni volta o del proprio papà, per cui abbiamo veramente passato la vita insieme e adesso quindi il vuoto io non lo sento per il collega, perché comunque lui aveva smesso nel 2009, poi ci eravamo ritrovati per la reunion e potevo ritrovarlo quando volevo professionalmente, l'ho chiamato in studio da me ed è venuto, ma non potrò più chiamarlo e dirgli come stai, no? E questa è la cosa tragica e sembra quasi che si sia voluto vendicare questo virus
per le parole meravigliose che lui aveva scritto di speranza in quella canzone con Roby, di Nascerò, Rinascerai. Sembra quasi che abbia voluto fargli capire che è il virus a decidere chi deve rinascere. E questo è veramente un grandissimo dolore, perché non ci meritiamo tutto questo. Nessuno si merita questo. Già sono stati anni difficili, abbiamo fatto fatica a risalire da problemi di altro genere, ed essere maltrattati, peggio di animali, da questo virus è veramente terribile. Stefano, tu hai detto ci eravamo separati dal punto di vista musicale, ma poi neanche non tanto, però lui continuava a dedicarsi alla musica che era la sua vita. Noi abbiamo anche Paolo Ruffini in collegamento, perché ha lavorato Paolo con Stefano. Ecco, sì. Dov'è? Non lo vedo. Ecco. Ciao Mara. Ciao Paolo. Ciao, allora ciao, volevo ciao. Anche domenica. Da parte tua un ricordo. Ciao a tutti. Ciao Red, ciao Marino. No, io ho la sensazione che non se ne sia andato un uomo di 72 anni, se n'è andato un ragazzino di 16. È come se ne fosse andato un adolescente, insomma. Io conosco ovviamente meno di tutte le persone forse che hanno parlato finora. Io l'ho conosciuto dal 2009, appunto, da quando poi ha iniziato a lavorare in teatro. E questo entusiasmo adolescenziale che lui aveva per me era una fonte di ispirazione straordinaria, insomma. Io ho lavorato in Cerca di Cenerentola con lui, per la regia di Saverio Marconi, con un'altra grande persona che ci manca tanto, che è Manuel Frattini. E mi ricordo che quando lui scrisse l'opera, io poi, essendo un attore un po' indisciplinato, insomma, avevo delle difficoltà a rimanere nei ranghi, nelle righe, e lui mi lasciò una libertà clamorosa che nessun altro sceneggiatore, nessun altro autore mi ha lasciato. E siamo poi diventati amici. Mi ricordo un giorno, prese la macchina una mattina da Roma, io abitavo ancora con mia moglie a Livorno, e venne a raccontarmi a pranzo uno spettacolo. Me l'ha raccontato per un paio d'ore e poi abbiamo mangiato, ha ripreso la macchina e se n'è andato. Stefano era un ragazzino, che ci ricorda, mi ha ricordato di come questo mestiere così bizzarro e così a volte anche doloroso e bellissimo per certi aspetti, poi alla fine si fa bene giocando. E questa sua grande cortesia, questo suo modo di essere davvero una persona per bene, il nostro è un ambiente dove si fa presto a parlare male di qualcuno. Ecco, io sfiderei volentieri chiunque oggi a poter dire una cosa negativa su Stefano, perché era una persona di una generosità, di una carineria, e era una persona veramente per bene. E aggiungo, da quando l'ho conosciuto io, perché poi lui ha scritto Aladdin, Zorro, Cenerentola, era una persona che non solo credeva nella vita, ma credeva anche tanto nelle favole. Quando tu stavi accanto a lui, sapevi che c'era una sorta di protezione, che nessun problema sarebbe mai stato realmente un problema, era tutto più tenue. E i Pus sono stati un grande gruppo, anche perché appunto il batterista grazie non era Paolo. Quello che stava in linea. Grazie Paolo. In linea. Grazie Paolo per queste parole, ti ringrazio tantissimo. Io adesso intanto saluto Paolo Ruffini, ciao Paolo, grazie per questo collegamento. Ciao, Mara, saluto anche Marino Bartoletti. Dire una cosa, Mara. Sì, certo. Solo una cosa, guardando negli occhi il mio amico Red. Il prossimo anno sono i 55 anni della fondazione dei Pooh. Tornate sul palco perché ci sarà anche Stefano e noi saremo tutti ai piedi di quel palco. Rimango con Red. Red, rispondi a Marino. Ma sai, in questo momento non riesco a pensare a nulla. Rimango con Red. Di sicuro mi viene in mente che Stefano aveva fatto una scelta diversa, quella di scendere dal palco. E allora non so cosa sarebbe più giusto, se rispettare la sua volontà di allora o fare qualcos'altro. Però in questo momento non sono né lucido né in grado di pensare a cose che vadano più in là alla giornata di domani, dove andremo ad accompagnarlo in chiesa. Vengo anch'io, Red.
Grazie Marino. Ci vediamo la domani. Grazie Marino. Red, rimango con te. Red. Sono qua. Ecco. Allora adesso ti faccio sorridere perché ti mando un filmato dove lui, spiazzando tutti, annuncia il suo matrimonio. Ma voi lo sapevate? Ma voi lo sapevate quella sera lì o no? Perché eravate all'arena, dove eravate? Allora, lui ci ha spiazzato tutti perché lo sapeva, solo Carlo Conti, quella cosa, ma veramente. Ma la cosa buffa è che vedere lui che si sposava ha fatto ridere tutti, ma noi invece eravamo colpiti della scelta, ma non del suo cuore, perché lui era veramente innamorato di Tiziana. Tiziana è stata meravigliosa, l'ha seguito in questi ultimi 3 anni che lui ha avuto un po' di problemi così di salute, ma piccole cose, niente di grave, però lei gli è stata vicino in maniera incredibile. L'altra notte quando l'ho sentita era così tenera, era perduta, le cose che ha detto ci hanno spezzato il cuore veramente, perché era una donna così innamorata. E quando fece questa cosa all'Arena di Verona, nessuno di noi lo sapeva. Non ve l'aveva detto? No, lo sapeva solo Carlo Conti, che l'avrebbe detto, e poi è diventato ufficiale. Dopo un po' siamo andati al suo matrimonio, ovviamente. Allora, vediamo quel momento, Red. Progetti nel cassetto non più di qualcuno, però la cosa più importante che mi aspetta sarà proprio il 12 settembre, il giorno del mio compleanno, e in quel giorno io farò una cosa che non ho mai fatto prima nella vita: mi sposerò. Non lasciarmi mai più, e no, non lasciamoci più. Loro erano 50 anni che mi dicevano: metti la testa a posto. Quando fra mezz'ora sarai qui, non avremo in più. 10 minuti fa non lo sapevo, bellissimo. Neanche io, neanche la mia compagna. Anzi, Tiziana, 12 settembre, tieniti libera perché ci sposiamo. Non lasciarmi mai più. Meraviglioso, meraviglioso l'ho trovato. Era questo. Non ti sento, Red, datemi l'audio con Red, per favore. Lui, eccolo. Lui era questo. Era questo. Era così. Giocava. Però vedi, c'è gente che gioca con la propria vita in maniera inconsapevole e fa del male agli altri. Lui invece giocava sulla sua vita mettendo a rischio le sue scelte, le sue cose, il suo cuore. E se mai sbagliava con se stesso, sempre con... Invece si rivolgeva con grande generosità agli altri, non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Io mi ricordo i cani che ha raccolto, i gatti che si è portato a casa, gli animali che... Perché lui non poteva veder soffrire qualcuno. Mai. Ho un altro filmato, Red. Vediamo. Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano, ci separano e ci oppongono. Non scordarsi mai,
Amici per sempre, Red. Ma di più, di più. Tu parti domani mattina? Ho vissuto più con i Pooh che con la mia famiglia. Ognuno di noi ha fatto questo. Siamo, come ti dicevo prima, cresciuti insieme. Sì, domani mattina presto partiamo, io, Bea, Chiara e Phil. E andiamo a Roma. E l'ultimo saluto sarà qua a Roma, vero? Sì, nella chiesa degli artisti, a Piazza del Popolo. Sì. Sì. Sarà difficile, sarà molto straziante, credo. Ma almeno un attimo lo voglio starmi vicino a Cristo. Non è stato possibile far nulla, capisci? Red, io ti abbraccio forte, forte, forte. Grazie, Mara. Grazie. Fratellino mio. Tornerò a trovarti più avanti. Quando vuoi. Quando vuoi, tu grazie sai che... Grazie a te. Un abbraccio a Bea. Un abbraccio a Bea. Grazie. Un abbraccio a Stefano. Certo, un abbraccione a Stefano. Ciao, ci salutiamo Mara. Così però. Assolutamente. Le stelle rinascerò. Rinascerai. La tempesta che ci travolge ci piega ma non ci spezzerai.